La bella preside di un liceo di Roma e lo studente, diciottenne o diciannovenne. Ne hanno parlato tutti i giornali, tutte le televisioni, tutti i talk show, ne ha parlato il web, ne parlano tutti. Io ho appena ascoltato in televisione, no, non ricordo su quale canale, ho appena ascoltato l'intervento di Paolo Guzzanti. Non so esattamente chi sia Paolo Guzzanti, ma sullo schermo appariva nome e cognome Paolo Guzzanti. Poi ha parlato anche un grande avvocato di cui non ricordo il nome. Sia Paolo Guzzanti che questo grande avvocato hanno detto che si tratta di una caccia alle streghe, una caccia alle streghe, cioè che questa preside è finita sui giornali, sulle televisioni, una bella preside nel periodo di prova, sposata con un marito. E che dice che siamo tornati nel Medioevo. Beh, sentite, io sono stato preside, io sono stato preside di ruolo nei licei classici scientifici e anche se non sono un potente avvocato, conosco il diritto, lo conosco, io sono questo signore qua. Per chi non mi conosce, sono questo signore qua. Ho già compiuto 82 anni e opero da oltre 15 anni. Sulla grande piattaforma mondiale YouTube, e su YouTube ho circa 12 milioni di visualizzazioni. Sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. E un preside, per diventare preside, deve superare un difficile esame, e deve conoscere bene anche il diritto pubblico. Diritto pubblico, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo. Io a Paolo Guzzanti, quel grande avvocato che ha parlato subito prima o subito dopo Paolo Guzzanti, vorrei ricordare la locuzione, la grande locuzione, non omne quod licitum honestum est. Ripeto, non omne quod licitum honestum est, cioè non tutto ciò che è lecito è anche onesto. Ci sono delle cose lecite ma non oneste, è vero? Lo sapevi Paolo Guzzanti? Lo sapevi? E tu, grande avvocato, che hai parlato come Paolo Guzzanti. Siamo nel Medioevo. Allora, quello che ha fatto la preside è una cosa lecita, ma non onesta. Non omne quod licitum honestum est. E vediamo perché. Vediamo perché Paolo Guzzanti, un grande avvocato che ha parlato, non mi ricordo il nome. Vediamo perché. Ma perché la faccenda è finita su tutti i mass media, tutti i giornali, tutte le televisioni, ne hanno parlato i talk show, i salotti televisivi, il web, internet, gli smartphone? Perché? Perché? Ma perché è stato lo studente diciottenne, diciannovenne che ha rivelato la questione agli amici? È stato lo studente che l'ha rivelata la questione. Perché lo studente ha rivelato la questione? Perché? Perché l'ha rivelata? Dimmelo tu, Paolo Guzzanti, perché ha rivelato la questione? Perché? Se fosse stato, per esempio, un professore dello stesso liceo, ad avere una tresca con un professore magari sposato, ma stava zitto, stava, si dice, muto come pesce,
Invece no, questo studente 18enne o 19enne ha detto ai compagni che aveva la relazione con la preside. E allora, caro Paolo Guzzanti, che hai fatto tanto il liberale, hai fatto tanto, come si dice, l'avanguardista, il liberale, hai fatto tanto, Paolo Guzzanti. Ma lo sai che non è una cosa, non è opportuno stare in confidenza con gli studenti, con le studentesse? Senti un po', poniamo che la tresca fosse continuata e magari così, così. Non siamo in Medioevo, che tutti avessero saputo che c'era una tresca, c'era una relazione tra la preside che è maggiorenne e questo studente, 18enne, 19enne che è maggiorenne. Poniamo che fosse continuata. Come sarebbe proceduta la situazione? Cosa avrebbero pensato gli altri studenti del liceo? Di questo loro compagno che andava a letto con la preside, avrebbero pure pensato magari che sarebbe stato favorito. E che cosa avrebbero pensato i professori di questo studente? Potevano agevolarlo, ma potevano anche castigarlo, sai? Sai quante dinamiche sarebbero scoppiate dentro il liceo? Paolo Guzzanti. Ti nomino Paolo Guzzanti perché ho visto il tuo nome. Poi quel grande avvocato che ha parlato non lo nomino perché non me lo ricordo, ma ha parlato prima di te o subito dopo di te, Paolo Guzzanti, capito? Prima di te o dopo di te. Avvocato, grande avvocato, c'era scritto che era presidente, non so di che cosa. Quali dinamiche sarebbero avvenute poi se si fosse lasciato correre la questione? Perché dice non siamo nel Medioevo, no, in una società liberale nessuno deve dire niente se questa preside, nel periodo di prova, questa preside di liceo. Nessuno dovrebbe dire niente se la preside di liceo va a letto con questo studente maggiore. Sono maggiorenni, dov'è il problema? Ma no, quanti problemi che ci sono, quanti problemi che ci sono. Ci sono tutti i genitori degli studenti del liceo. I genitori sono fatti di mamma e papà, ma mamma e papà che parlano. E questo studente. Una società ampiamente liberale, avanzata, tutti gli studenti e le studentesse si pongono il problema. Ma guarda Paolo Guzzanti, tu non puoi sapere certe cose, io lo devo sapere per cosa. Per esempio, lo sai Paolo Guzzanti che è proibito ai professori di dare lezioni private agli studenti della propria classe, agli studenti del proprio istituto? Lo sai? È proibito, dice, avviene, sì, ma avviene nel silenzio, eh? Tutti muti come. Cioè, non è che una studentessa o uno studente che va a lezioni private a casa del proprio professore o della propria professoressa. Poi lo va a dire in giro. Non lo sa nessuno, perché la normativa prevede che i professori non possano dare ripetizioni, lezioni private, agli studenti della propria classe e del proprio istituto. Ciò si fa, ma nel silenzio.
Sì, ma qua per esempio siamo di fronte a uno studente di 18-19 anni che non è stato zitto, non è stato zitto, è andato a dirlo a tutti, è andato a dirlo a tutti, queste sono le notizie. Se la faccenda è saltata fuori, non è saltata fuori per la cattiveria di alcune persone adulte, no. È saltata fuori perché è stato lo stesso studente a dire che c'aveva una relazione. Ha detto pure che ha fatto l'amore in macchina. Pensa un po' te. Ha fatto l'amore in macchina. L'ha detto lui, mica lo dico io. Io l'ho letto sui giornali, Paolo Guzzanti, hai capito? Ma lo sai che intrecci infernali che si verificano se avvenissero queste cose normalmente? Il liceo non è più gestibile. La preside non può più fare la preside. Si avvelenano i rapporti dentro il liceo. Paolo Guzzanti, io ho lavorato dentro la scuola per circa 40 anni, Paolo Guzzanti, queste cose le conosco bene, sai? Paolo Guzzanti, non fare il liberale, capito? Ricordati ciò che si diceva nell'antica Roma. Non omne quod licitum honestum est. Non omne quod licitum honestum est. Non tutte le cose lecite sono anche oneste. Ci sono delle cose lecite che non sono oneste. Capito, Paolo Guzzanti? Ti chiamano pure in televisione a parlare e tu parli di tutto, Paolo. Ma perché non parli solo delle cose che conosci, Paolo Guzzanti? Lo sai che io, Serafino Massoni, parlo solo delle cose che conosco, Paolo Guzzanti? Se no sto muto come il pesce. Lo sai, Paolo Guzzanti, che ti chiamano nei talk show televisivi a parlare di tutto? Lo sai che questa è la mia ultima opera, Paolo Guzzanti? Vedi, Serafino Massoni, il marinaio dell'Antille, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Vedi, Paolo Guzzanti, qua c'è la stella di David e qua c'è la croce uncinata. E prima avevo pubblicato quest'opera qua, La stirpe del serpente. Sta nelle librerie da 3 anni e continua ad andare a rubare le librerie. Tu l'hai letta, Paolo Guzzanti, questa mia opera, dove si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato nell'area mediterranea, Paolo Guzzanti? Paolo Guzzanti parla soltanto delle cose che conosci, tu non lo conosci il mondo della scuola. Se si consente tutto ciò che tu dici che andrebbe consentito, i rapporti dentro un istituto scolastico diventano infernali, ok? E ricorda, non omne quod licitum honestum est, non tutto ciò che è lecito è anche onesto. Ci sono delle cose lecite ma disoneste, capito Paolo Guzzanti? E adesso Paolo Guzzanti, vai subito in libreria, compra una copia del marinaio dell'Attille, capito? E poi parlane nei tuoi talk show televisivi. Ok, Paolo Guzzanti, a te e a tutti voi, tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.